Hoboken Italian Festival. Hoboken Italian Festival. Oh! Mi vedi? Ti ho visto per un attimo. Adesso sei ricascato, ti avevo visto però. Ok. Eccoti qui, adesso ti vedo. Sì. Ok. Allora, ah, siamo? Eccoci qui. Allora, io stavo mostrando il video, ma adesso torniamo un attimo. Aspetta, diretta. Un attimo. Sì, come no? Non riesco a... Ok, ci sono, vai. Perfetto, allora, ci siamo. Ti vedevo, adesso mi è caduto. Aspetta un secondo. Che cosa mi è successo? Aspetta un secondo che ho provato da un altro apparecchio, No, no, ho problemi io, sì, con adesso ho problemi io. Allora, aspetta. Vediamo un attimo che mi sta... Io guardo il video che va anche un po' lento, però va bene. Eccoti qui. Allora, adesso ti ho ripreso. Amici, siamo collegati con l'amico Roberto Panzini, finalmente dico, perché ti cercavo da un po', caro Roberto, veramente ti seguo da parecchio e quindi sono molto contento di averti online. Grazie a te per avermi invitato, finalmente ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti, finalmente. Allora, io leggo, io vedo due cose meravigliose, un I Love Molfetta e una bandiera a stelle e strisce. Esatto, la Molfetta, in questo momento mi trovo nella mia città, mi trovo a Molfetta, e sono pugliese e spesso mi trovo a seguire un po' le comunità dei molfettesi sparsi nei 5 continenti, perché Molfetta come comune italiano è il comune che ha più emigrati all'estero, circa oltre 60.000, quindi un'altra città sparsa nei 5 continenti, esatto. E la festa che stiamo guardando, le immagini che messe in onda sono della festa patronale di Molfetta, che viene ripetuta in altri 8 città in tutto il mondo, tra cui la più grande è quella di Hoboken, che ha raggiunto quest'anno il 92esimo anniversario. Io seguo la comunità in modo particolare, quella del Nord America, dove per il lavoro che da oltre 10 anni li seguo, mi hanno onorato di diventare membro onorario della loro società, gli Ad Hoboken. È una cosa grandiosa, è un grande onore per me. E continuo ancora oggi a fare diversi progetti con loro, ci sono alcuni imminenti, magari però non li diciamo perché magari scopriamo pian pianino. E uno dei più eclatanti è stato quello di portare in America, in Nord America, ad Hoboken, un qualcosa che loro desideravano, perché la festa gemella simile a Molfetta, no? Molto simile. Però mancavano le luci, tipiche luci pugliese, perché l'Italia è famosa in tutto il mondo per il cibo, per l'arte, per la cultura. Però tieni presente magari che nel sud Italia, in modo particolare nella Puglia, ci sono ogni festa patronale, ci sono queste luci, questi archi di luci di 1000 colori. E quindi loro avevano un desiderio di poter illuminare la loro festa lì ad Hoboken con queste luci tipiche molfettesi. Beh, è un progetto un po' molto ambizioso, però alla fine con tante difficoltà, non è stato un lavoro facile, ma ci siamo riusciti a far costruire, ad acquistare, a spedire e a portare ad Hoboken le luminarie, che hanno illuminato la festa con una luce veramente diversa, più calda, unica. E sono rimaste lì, sono rimaste donate alla società, e quindi ogni anno loro le montano, e quindi vengono posizionate nei pressi della Zon River, dove si svolge la festa della Madonna dei Martiri, che è un posto fantastico. Allora, l'anno scorso quando siamo stati in quel di New York con l'amico e collega Gigi, siamo stati a Jersey City, al Liberty Park abbiamo alloggiato, e la mattina
passeggiavamo lungo il river, l'Hudson River, un posto meraviglioso. Ho visto poi le immagini anche del giro sul fiume ed è qualcosa di Di stupendo, Roberto. stupendo, certo. Cioè, stare lì alla festa della Madonna dei Martiri è emozionante. Io dico sempre a tutti quanti: magari se uno riesce a venire in quel periodo e partecipare, prova delle emozioni che altri, che raccontarle anche con i video, con le fotografie, non è facile. Ed è successo proprio così, perché magari lo scorso anno sono venuti anche la polizia municipale. Sì. È venuto anche un poliziotto che è andato in pensione, ha detto: guarda, ho chiuso la mia carriera con un sogno, che non pensavo mai di stare qui nella terra americana a seguire, a partecipare alla processione della festa della Madonna dei Martiri. Questa festa viene organizzata dagli emigranti molfettesi, dove a Hoboken negli anni 50, negli anni 60, quando c'è stata la grande immigrazione, erano più di 20.000 solo molfettesi, cioè c'era dal macellaio, dal pescivendolo, tutti erano molfettesi. E hanno iniziato questa festa meravigliosa, l'hanno portata avanti i figli, la seconda generazione, e adesso stanno andando avanti, raggiungerà, incrociamo le dita, i 100 anni, magari andiamo oltre. Ed è una cosa meravigliosa, perché loro amano l'Italia, amano le loro origini Sì. e sono contentissimi, orgogliosi delle loro radici, sono orgogliosi. È una cosa meravigliosa. In questo momento stanno passando le immagini dei fuochi d'artificio. Il contesto, la location è fantastica. Poi si vede lo skyline di Manhattan in lontananza sulla destra. Perché è proprio lì, è a poca distanza dal PAT, giusto? La partenza della. La partenza, praticamente la festa si svolge nella città di Hoboken. Sì. Nella città di Hoboken c'è il percorso per le strade, e poi c'è, come accade proprio qui a Molfetta, c'è l'imbarco del simulacro, e si fa un giro raggiungendo le Ground Zero. A Sì. Ground Zero ci si ferma, un minuto di silenzio in ricordo alla tragedia dell'11 settembre, poi si raggiunge la Statua della Libertà, Sì. e poi si rientra. Un'ora di percorso, tutto calcolato, di più Fantastico. non si può stare, tutto calcolato in America, Fantastico, non si vero? può stare. Ed è una cosa, ripeto, da partecipare. Bisogna partecipare, bisogna essere presenti, e poi è bello quando uno racconta la propria esperienza. Io ci sono stato più di 6 volte, ho già partecipato con loro. L'anno prossimo proveremo a esserci anche noi. Ah, perché no? Tra l'altro, ripeto, Certo. quel posto a me. Quella parte che poi appunto non è più New York, ma è come se lo fosse, perché comunque sei a due passi o a Esatto. due bracciate, insomma, se te la fai. 5 minuti. Esatto. 5 minuti si arriva ad Hoboken, c'è il PET che arriva, Sì. poi il taxi Bolt che puoi arrivare tranquillamente. Ma Esatto. tenendo presente che Hoboken prima era una città, mi hanno raccontato che era una città di messicani, spagnoli, portoghesi, una città, diciamo, dove c'erano di tutto e di più. E invece oggi è una città di giovani manager che hanno preferito andare a vivere nel New Jersey, poi la mattina spostarsi con i mezzi e Sì. raggiungere gli uffici, che sia Ground Zero, e si arriva a Ground Zero e si arriva anche alla 34ª strada, si è in centro Molto a comodo, Manhattan. è È vero, comodissimo, è una verissimo. città meravigliosa. Io, qualora dovessi intraprendere la carriera da scrittore, ho già deciso che quello sarà il mio buon ritiro. È un posto dove ho scritto un capitolo del mio romanzo su una panchina guardando il fiume e rilassa tantissimo. Poi. Certo. Appunto, non c'è il caos che c'è di fronte ad appena 10 minuti al massimo, quindi No, è una tranquillità. vero. E ti dico, ti racconto anche che noi praticamente con questo progetto di portare le luminarie in America Sì. siamo riusciti, anche l'idea è stata anche quella di poter realizzare, lasciare un segno, di poter realizzare un documentario grazie alla Serious Production di Roma, Sì. con un regista che è stato fantastico, perché oltre a supportare me è riuscito a raccontare in 52 minuti
Quello che è stato il progetto dell'acquisto, ripeto, acquisto, spedizione, montaggio e l'accensione, ma con le varie problematiche, lui l'ha racchiuso in 52 minuti e partecipando a diversi festival internazionali abbiamo ricevuto tre awards, un awards nel New Jersey, uno a Barcellona e l'altro al Golf di Napoli, dalle tue parti. Abbiamo Perfetto. vinto. Veramente è stato. Poi abbiamo partecipato anche ad altri festival, uno dei più importanti in Italia è il Ferrara Film Festival, dove è organizzato da Los Angeles, da italiani che vivono a Los Angeles, con produzione solo americana, e praticamente noi siamo stati selezionati, siamo arrivati al secondo posto, ma ci sta bene, è sempre un buon traguardo. Non abbiamo vinto, ma è un buon traguardo. Senti Roberto, io sto mostrando le immagini nel frattempo del portale ilovemolfetta.it, dove appunto c'è questo slogan, I love Molfetta more than ever, e poi ci sono immagini appunto di questa città stupenda. Io ci sono stato diverse volte, sono un frequentatore abituale dell'outlet, quindi la conosco abbastanza. Avendo amici a Foggia ci spostiamo spesso quando siamo da quelle parti, quindi... E appunto qui ci... Tanto da visitare Molfetta, non è centro commerciale. Molfetta ha un No, 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 patrimonio no, pazzesco, assolutamente ha un centro storico che lo devi vedere, è no. bellissimo. Il centro commerciale è la scusa per andare, per portare magari, insomma, chi non vuole muoversi, cioè andiamo a fare un giro lì e poi però ti fai un giro nel centro storico, vai a mangiare, un giro sul mare, insomma, e stai in pace veramente con il mondo. E Certo. questo portale io lo consiglio agli amici che sono all'ascolto, insomma, chi vedrà in podcast, ilovemolfetta.it, perché... Tra l'altro sono un fan, io ho un giornale online a Montacuto, un paesino tra la Campania e la Puglia, quindi so, capisco l'amore che c'è nel produrre, come dire, nel portare avanti questi prodotti editoriali sicuramente più seguiti di un portale di una grande città, perché chiaramente chi vive in un centro un po' più piccolo... E soprattutto gli emigranti sono, appunto, ci lasciano il cuore, come lo vediamo appunto nel logo, e quindi sono dei grandissimi seguaci, c'è un seguito mostruoso. Io per aver interrotto un mese le pubblicazioni sul sito di Montacuto ho ricevuto veramente, no, non minacce chiaramente, ma gente che diceva: ma No. perché? Perché? Dai, ti prego, continua, riprendi. Quindi immagino, insomma. Noi pubblichiamo solo good news, non pubblichiamo articoli, cronaca nera, solo good news condividiamo e poi condividiamo le notizie dei tanti molfettesi sparsi nel Nel mondo. mondo, sì. Ad esempio, a New York ci sono dei ragazzi che suonano nei musical di Broadway. Sì. Ci sono tanti pizzaioli, cercavi pizzaioli, chef, tra pochissimo, proprio da bocca aprirà una pizzeria di un molfettese, di un amico. Ci sono a Broadway, dove voi farete il premio, c'è un locale, osteria di vino che è di un molfettese, e c'è anche una panzerotteria, che è Panzerotti Bugs, che è fantastico. Anche loro praticamente sono pugliesi e hanno deciso di trasferirsi lì e tentare la fortuna, e sta andando bene, per fortuna, cioè tutto bene. E ce ne sono tanti di molfettesi sparsi sia in Manhattan sia ad Hoboken, e New Jersey è piena. Sono nel New Jersey e ad oggi ci sono 28.000 molfettesi, quindi Mamma i mia. contatti che noi abbiamo sono in crescita giornalmente. Abbiamo raggiunto anche i giovani con questo brand, con la molfetta, abbiamo raggiunto i figli, i nipoti, perché alla fine vogliono seguire quelle che sono le radici, conosce le radici dei loro genitori, dei loro nonni. E questa è una cosa bellissima, fa onore chiaramente. Da quello che ho visto c'è anche un buon seguito, no? Sicuramente non Sì. siete indifferenti alle istituzioni, quantomeno quelle locali, perché poi sul nazionale andiamo su altri discorsi, però sicuramente no. Poi la Puglia io la conosco molto bene, frequentando appunto Foggia, frequento Orsara di Puglia. So che la Puglia è una regione molto attenta su certe cose, o sbaglio? La regione Puglia è la regione che praticamente quest'anno anche da National Geographic è stata considerata come regione con più afflusso di turisti, quindi una regione tutta nuova, tutta da scoprire, meravigliosa, è la regione più
più lunga d'Italia che abbiamo Sì. come lunghezza, quindi invito tutti a venire in Puglia, ma facciamo una sorta di incami, anche noi quando facciamo diversi progetti promuoviamo il territorio non solo molfettese, ma anche quello della Puglia, che passa dal food alle feste tradizionali, alle feste di patronali e tanto altro, c'è il mare, c'è il sole, la luce che troviamo in Puglia, la si trova solo in Puglia, molti registi, molte produzioni di cinematografiche vengono realizzate qui in Puglia proprio perché ha una luce diversa. Roberto, sei un, come dire, allora, non voglio dire venderesti il ghiaccio agli eschimesi perché stai, tra virgolette, promuovendo una delle regioni veramente più belle d'Italia, però c'hai una, Sei come dire, generoso. una capacità, se non amassi la Puglia, la amerei adesso, quindi, ma la amo, per cui ti faccio i complimenti per questo, come dire, questo tono così persuadente, passami il termine, e persuasivo, ovviamente. Io, dunque, spero di incontrarti, sicuramente ci incontreremo negli States, magari per una chiacchierata dal vivo, anche perché appunto tu promuovi eccellenze italiane, molfettesi, italiane, Italiane anche, ce ne sono tante. Spesso esatto. partecipo a diversi eventi, al Fancy Food Show con aziende italiane, ci sono diversi contatti che noi abbiamo. E imminenti ci sono dei progetti belli, sono in cantiere, usciranno a breve, spero quanto prima. Dai, Importanti intanto progetti. teniamoci in contatto e facci sapere Certo. perché chiaramente rilanciamo, poi organizzeremo sicuramente in altre trasmissioni, ci risentiremo ancora una volta, ci vediamo intanto nel periodo di ottobre quando saremo negli States dal vivo e io voglio ringraziarti particolarmente per questo collegamento, sono contento appunto che ci siamo incontrati seppur virtualmente. E per condividere appunto questa, condividere ecco, la condivisione di italianità, la dico difficile, lo so, però Sì. Esatto. siamo a mezzanotte e 40, comincio a perdere colpi anch'io, ma, Non ma ti diciamo ci siamo preoccupare. capiti. E No, sì. io ti faccio i complimenti per la trasmissione perché è un bel progetto e sei più di 2 ore in diretta. Non è facile, complimenti. Stai superando Grazie. Pippo Baudo, più di 2 ore in diretta. Sono 3 e 10, mi dice Fatto il bene, poi hai software. fatto 3 a 10, guarda. E quindi poi hai fatto tutti questi collegamenti, ci fai viaggiare in tutto il mondo ed è bello. Quello che fai, che vai a scoprire veramente gli italiani, sono tanti che meritano le attenzioni che tu gli stai dando. È un bel segnale perché così loro si sentono anche valorizzati da qualcuno italiano, perché il tuo lavoro è meraviglioso. Io ti faccio i complimenti per tutto, davvero. Grazie mille Roberto, ovviamente io le estendo a te perché io sono veramente un tuo seguace e ripeto, per questo sono ancora più contento di averti qui in collegamento e sarò ancora più contento quando ci incontreremo. Intanto, oltre a Ti ringraziarti, ringrazio però ancora. Grazie ti chiedo anche un saluto nell'ordine ai molfettesi, agli italiani del mondo e ai nostri spettatori di Patrimonio Italiano TV. ancora. In Gli italiani del mondo molfettese, sono riesci a i farmelo molfettesi. in molfettese? E lo capiranno solo molfettesi. Sono i molfettesi pugliesi. Vai, Vabbè, salutiamo a imblocalo. tutte. Saluta a tutte. Ci vediamo presto. No, in dialetto molfettese stretto è un po' difficile, non lo capisco. Allora, anche un po' in inglese, dai, così facciamo il glocal perfetto. See you later next time. Ci vediamo presto a tutti. Mi raccomando, l'Italia ha un valore pazzesco all'estero e dobbiamo essere sempre orgogliosi delle nostre radici, sicuramente. Va bene Perfetto. così, ok? Perfetto, Roberto. Io ti ringrazio ancora una volta, amici di Patrimonio A Italiano te, TV, Michele. Roberto Panzini ai nostri microfoni, alle nostre telecamere. Grazie ancora, Roberto, ci vediamo Bye bye, ciao ciao, prestissimo. ciao, bye bye, a Bye bye, presto, bye bye, grazie. bye bye, see you later.